Chi era Serena Banzato prima del 2018? Beh, Serena prima del 2018 era una ragazza di 33 anni, piena di energia, mamma di un bambino di 3 anni e mezzo e un atleta, perché ho sempre fatto tantissime maratone, con anche dei risultati soddisfacenti. Sono arrivata anche terza donna assoluta alla corsa di Primiero, la maratona di Primiero, e studentessa universitaria, ero vicinissima alla laurea di psicologia clinica, con tanti sogni ancora nel cassetto e tanta voglia di realizzarmi nel mondo del lavoro. Serena, poi nel 2018 hai deciso di affrontare il cammino di Santiago di Compostela. Quali erano le ragioni, le motivazioni che ti hanno portato ad affrontare un viaggio così importante? Ma in realtà era uno dei miei sogni nel cassetto. Un po' abbiamo tutti qualcosa che diciamo sempre prima o poi lo voglio fare. Ecco, il cammino di Santiago, dopo tanti anni anche di scautismo, io ho fatto più di 10 anni di scautismo nella mia giovinezza, e avendo sempre corso, sempre fatto tanto sport, l'idea a ridosso della mia laurea in psicologia, l'idea di rallentare, di vivere una cosa così speciale come il Cammino di Santiago, è sempre stato un mio desiderio. E proprio perché appunto ero vicina alla laurea, ricevo questo regalo, ricevo questi 2 biglietti aerei da poter vivere. Non è neanche affrontare, proprio vivere questa esperienza insieme a Laura, che era la mia compagna di viaggio. Raccontaci un po' del cammino, com'è stato, era come te lo aspettavi, come l'avevi sempre sognato, visto che era uno dei tuoi desideri? Allora, si possono scegliere tanti percorsi nel Cammino di Santiago. Noi con calma e comunque senza neanche tanto ragionarci su abbiamo scelto il più complesso perché è il Cammino del Nord, quindi quello che parte dalla Spagna e arriva fino in Galizia, e è il più difficile dal punto di vista fisico perché le tappe sono molto lunghe, sono più o meno 50 chilometri da ostello a ostello, e quindi vuol dire anche che nel mezzo, essendo il più sperduto, non si incontra nessuno, è proprio quello meno gettonato dei pellegrini, quindi si passano paesi fantasma, però è anche il più speciale perché a livello proprio di emozioni, di paesaggi, sei sulla costa, attraversi proprio il mare, quindi è l'oceano, e quindi è meraviglioso da vivere. E no, non mi aspettavo delle emozioni così come quelle che ho vissuto camminando. E i paesaggi, mi ricordo proprio che avevo deciso di non essere troppo social, mettevo ogni tanto qualche informazione solo per avvisare le persone che stavamo bene, però avevamo deciso di vivercelo proprio seguendo le tracce che ci sono lungo il percorso, quindi le conchiglie, le frecce gialle, la mappa. Era proprio un tornare un po' a uno stato un po' primitivo di camminare, di fare un viaggio. Premesse erano delle migliori, il cammino stava andando benissimo, non mancava molto alla fine, al traguardo. E cosa succede? Sì, esatto, il cammino stava andando veramente bene, tanto che le persone che incontravo nei vari ostelli mi avevano dato il soprannome di Loca, in spagnolo significa pazza, perché io arrivavo all'ostello, mettevo giù lo zaino, tutti erano stanchissimi, si riposavano, io mettevo le scarpe da corsa e andavo a vedermi il posto correndo, quindi per me era proprio da vivere in pieno e l'energia non mancava. Cosa succede? Succede che sul tallone sinistro del mio piede si forma una piccola vescica. Con
come noi visitanti, come è normale per noi sportivi, e anche gli altri pellegrini avevano tutti i piedi un po' rovinati, perché insomma tante ore di camminata con le scarpe. Io riesco anche a farmela disinfettare in un'unica farmacia che incontro lungo il pellegrinaggio, quindi lì per lì sono abbastanza tranquilla che vada tutto bene. Non avrei mai pensato che quella vescica mi avrebbe completamente cambiato non solo il viaggio ma la vita. Ti ha cambiato la vita e oggi siamo proprio qui per questo, a parlarne. E come e quando l'hai capito che quella non era solo una classica vescica da camminatore? È stato difficile collegare il mio piede al malessere che iniziavo durante il percorso ad avere, a sentire. Io durante il cammino mancavano due tappe, eravamo a 100 km da Santiago, quindi eravamo felicissime di essere quasi arrivate. Io ho iniziato a sentirmi male, però era un male generale, quindi iniziavo a avere delle emicranie molto forti, iniziavo ad avere dei giramenti di testa, rimettevo, insomma non stavo bene, pensavo di aver preso una fortissima influenza o di aver bevuto qualcosa di sbagliato. Lì per lì la gamba non mi dava segnali che mi facessero capire, quindi io ho continuato a camminare cercando di superare questi sintomi. Mi ricordo di aver fatto una tappa intera di 50 km proprio con questo respiro affannoso, non riuscendo bene a capire cosa mi stesse succedendo, sentendo questa febbre che saliva, però poi dormendoci sopra durante la notte all'ostello, il giorno dopo sono ripartita. È stato quel giorno lì che ho iniziato a vedere un gonfiore strano alla gamba, che è andato sempre peggiorando, ma ormai ero partita e comunque non si incontrava nessuno durante la strada, quindi immaginatevi due ragazze italiane che non sanno bene parlare lo spagnolo. Comunque eravamo già in Galizia, lì parlano soltanto un dialetto, quindi è molto difficile comunicare, e durante il percorso non si incontra nessuno, c'è soltanto la vegetazione. E io mi ricordo che mi trascinavo con il mio bastone che avevo trovato lungo il percorso e attaccata allo zaino della mia compagna, di Laura, e mi ricordo questo respiro che mi mancava proprio il respiro, non riuscivo proprio a stare in piedi. E lì piano piano abbiamo collegato che forse c'era qualcosa alla gamba, perché si stava gonfiando, iniziava ad avere delle bolle, non riuscivo più ad appoggiarla, avevo dei dolori fortissimi. Questi sono viaggi che si affrontano spesso in due, come era la vostra situazione, e si condivide tutto. Cosa pensava Laura in quel momento? O almeno, te l'ha detto dopo la tua amica che era preoccupata e non te lo diceva, o non c'era consapevolezza? Mi viene da dire per fortuna che eravamo in due, perché in realtà questi cammini si possono anche vivere in solitudine, c'è chi decide di farlo, magari come ragazze è un po' difficile fare questa scelta. Per fortuna che eravamo in due, perché lei è stata fin da subito un grandissimo supporto. Era molto preoccupata perché non era abituata a vedermi in uno stato di sofferenza, perché in realtà all'inizio del cammino era lei che faceva, non essendo sportiva e avendo dei problemi al ginocchio, era lei quella che andava un po' aiutata nelle varie tappe. Quindi si sono invertiti i ruoli, ma in una maniera sempre peggiore, perché la situazione gravava di ora in ora. E, era preoccupata, preoccupata più che altro perché non riuscivamo a trovare un aiuto. Lei in realtà, non consapevole, ha fatto una cosa che ha cambiato completamente il decorso della mia storia. Quando siamo arrivati all'ostello, già il giorno in cui la gamba iniziava a cambiare, io iniziavo a stare veramente male, io sono piombata in un sonno profondo, non ho neanche cercato un letto, proprio all'ingresso dell'ostello io mi sono appoggiata allo zaino, sfinita, e mi sono addormentata. È stata lei a cercare per tutto il paese aiuto fino a trovare una piccola farmacia e mi ha svegliata di violenza. Ho scoperto dopo che se quel giorno lei non mi avesse svegliato, me l'avesse lasciato riposare pensando magari che dovessi recuperare le forze, io sarei andata in shock cardiorespiratorio. Quindi è stata di fondamentale importanza nella mia storia. Torniamo quindi alla tua vescica, alla tua gamba gonfia. Laura è andata a cercare aiuto e lì, come ci hai già anticipato, stavi già rischiando grosso. Poi dopo che cosa è successo?
Dopo, grazie appunto a questa azione di Laura, io sono andata in questa farmacia. La farmacista ha capito subito la gravità della situazione, allora ha chiamato un taxi e abbiamo lasciato anche gli zaini in ostello, quindi proprio... proprio in uno stato di emergenza. In quel punto non arrivavano le ambulanze, quindi è arrivato un taxi, ci ha portato in un centro medico piccolino a 30 km. Io mi ricordo la sofferenza durante il viaggio, sembrava interminabile. E in questo posto, in inglese ci continuavano a dire: if you continue il cammino, you died. Se continui il cammino, tu muori. Bisogna chiamare un'ambulanza. Sembrava di essere entrati improvvisamente in un film di fantascienza, non capivamo cosa stesse succedendo. E in quel momento, quando hanno detto in inglese tu potresti morire, mi ricordo che Laura si è seduta e si sentiva svenire, proprio perché eravamo spaventatissime, io in uno stato quasi di incoscienza e lei spaventatissima. È arrivata questa ambulanza e ci hanno portato d'urgenza all'ospedale di Lugo. Devo dire che il popolo spagnolo galiziano è pazzesco, perché il tassista di propria autonomia è andato fino all'ostello a recuperarci gli zaini, quindi cose che veramente magari non sono scontate, ecco. E arrivo in questo ospedale e da lì almeno eravamo al sicuro. Serena, ma ok, questa è la storia, però se tu chiudi gli occhi un attimo, no? Sei partita. Avevi anche un bimbo piccolo a casa, ti stanno dicendo stai rischiando di morire e fino al giorno prima lasciavi lo zaino e andavi a correre per conoscere i posti, ma tu che cosa stavi veramente pensando dentro di te? Cioè, se riesci a, poi la nostra mente rielabora e lo sai meglio di me, ma riesci proprio a ricordarti come cavolo stavi? Certo che riesco. Diciamo che ci sono due momenti in cui io prendo consapevolezza di quello che mi sta capitando. Quello in cui sto viaggiando verso con l'ambulanza verso l'ospedale e poi vengo accolta in ospedale è un primo step dove sono molto spaventata e penso ma è impossibile che sia una cosa grave, è solo una vescica. E poi infatti ricevo questa informazione, cioè in realtà la prima accoglienza in ospedale mi hanno tranquillizzata dicendomi che c'era un'infezione di poco conto alla caviglia e che con un cocktail di antibiotici io sarei ritornata a casa. Sicuramente non avrei potuto terminare il cammino, però da lì a 3 giorni sarei tornata a casa. Quindi c'è un momento in cui mi tranquillizzo e penso finalmente è una bruttissima storia, però si sta concludendo, posso tornare dal mio bambino. E poi invece si riapre completamente un altro scenario. Serena, quindi davanti a questo nuovo scenario ti rendi conto di cosa ti è successo? Sì, dopo una prima illusione che le cose siano circoscritte e non gravi, io mi ricordo di essere entrata in stanza e di continuare a sentirmi proprio male, nonostante gli antibiotici, nonostante le cure che ho ricevuto fin da subito, io vedo proprio che i dolori non passano alla gamba. E mi ricordo che alzo il lenzuolo e vedo questa gamba che diventa completamente nera fino all'inguine, quindi dalla caviglia era diventata completamente gonfia, nera e piena di bolle e dei dolori indescrivibili. E a quel punto c'è un momento in cui i medici entrano tutti insieme. All'epoca non c'era il Covid, quindi non eravamo abituati a vederli tutti già bardati con la mascherina, tutti coperti, perché erano già pronti per entrare in sala operatoria. Quindi vederli entrare così, tutti allarmati, con un tablet in mano, con un traduttore, perché non riuscivamo a capirci con la lingua, e continuavano a scrivere su questo tablet: dobbiamo operarti d'urgenza, chiama a casa e poi ti operiamo. Io avevo già avvisato a casa che ero in ospedale, mia mamma era già preoccupata, anche se l'avevo tranquillizzata che le cose si sarebbero risolte, e stava già assistendo mio figlio di 3 anni e mezzo, quindi io non volevo chiamare, continuavo a rifiutarmi e loro insistevano. E a un certo punto è comparsa una scritta che non potrò mai dimenticare, che è stato un po' quel
quel prima e dopo. Io dico sempre che quella scritta ha cambiato per sempre la mia vita, non tanto la vescica, ma proprio quell'informazione. Mi hanno scritto: chiama a casa, dobbiamo operarti d'urgenza perché devi salutare tutti, potresti non risvegliarti dall'operazione. Io in quel momento mi sono attaccata al camice della dottoressa, ho detto: ma che cosa mi sta succedendo? Io ho un bambino di 3 anni e mezzo, dovete tagliatemi la gamba, firmo per l'amputazione, ma io devo tornare viva. Quindi hai capito che c'era una roba gravissima, che adesso ci direi che cos'è, ma ti chiedo, quindi hai chiamato a casa? Ho dovuto farla quella telefonata, è stata una telefonata difficilissima da affrontare. Mi ricordo che mi hanno composto il numero, mi hanno avvicinato il telefono e mia mamma era già stupita del fatto che l'avessi richiamata da lì a poche ore, e ho detto: mamma, guarda, mi devono operare d'urgenza. E ma come, no, aspetta che chiamo lo zio, che chiedo, no mamma, non c'è tempo, e comunque non ti preoccupare, intanto tu saluta tutti, vi voglio bene. Non sono riuscita a spiegarle che cosa stava capitando, io sapevo che poteva essere la mia ultima telefonata. Quindi era arrivata davanti alla verità. Che cosa era successa da quella vescica fino alla gamba nera? Chi stava combattendo contro il tuo corpo? Da quella vescica è entrato un batterio rarissimo. I medici lo chiamano mangiacarne, perché è un batterio che in maniera trasversale, quando entra, consuma proprio i tessuti. E crea le fasce proprio della muscolatura, e crea quella che è un'infezione batterica gravissima, mortale, si chiama fascite necrotizzante, e quasi l'80% delle persone che contraggono questa infezione muoiono. L'unico modo per sopravvivere è riuscire a diagnosticarla in tempo, ma è difficilissima da riconoscere perché ha dei sintomi strani e è rara. E io ho avuto la fortuna che un'infermiera ha avuto il sospetto che potesse essere questo. E si può contrarre in una maniera così strana, perché il batterio mio l'ho contratto dall'aria, quindi è una cosa stranissima, quindi non è perché ho fatto qualcosa, semplicemente doveva succedere. E poi è aggressivo, in pochissime ore ti lascia 48 ore di vita, quindi in pochissime ore mangia proprio, cioè in realtà non è che mangia, fa morire la carne, quindi in maniera trasversale fino ad entrare in circolo. E quando l'arto diventa nero è già grave, infatti io avevo problemi respiratori, avevo già delle difficoltà circolatorie e cardiache, quindi il mio quadro si stava velocemente compromettendo. Quando porto la mia testimonianza nelle scuole, dico sempre, per far capire i ragazzi e strappar loro un sorriso, che nelle puntate di Grey's Anatomy e del Dottor House neanche là riescono a salvare la paziente con fascite necrotizzante, per far capire la gravità. Serena, hai contratto questo batterio in una determinata zona, ma poteva succedere ovunque, o lì c'è stata già un'incidenza statistica di casi, altri casi come il tuo? No, si può contrarre dappertutto in realtà. Diciamo che le fascite necrotizzanti che si verificano più spesso sono quelle post-operatorie. Quindi paradossalmente negli ambienti medici, dopo un'operazione c'è un calo del sistema immunitario e potrebbe comunque anche in una zona come l'ospedale svilupparsi una fascite necrotizzante, però si è già coperti dagli antibiotici. Quindi la maggior parte delle fasciti necrotizzanti ospedaliere si risolvono in poco tempo. La mia era proprio rara, era nell'aria, e però non c'entra niente il fatto che io mi trovassi nella zona della calizia, quindi poteva capitarmi in qualsiasi altro momento.
seguito. L'unica spiegazione scientifica è che il mio sistema immunitario era molto ribassato, quindi io sono immunodepressa, sì, e probabilmente è l'unico fattore che potrebbe aver determinato e facilitato il fatto che abbia scelto me rispetto a Laura, che anche lei aveva la vescica, ma ha scelto me. Serena, tu dall'operazione ti sei risvegliata, altrimenti ovviamente non saremmo qui a parlarne. Ti chiedo due cose. La prima è cosa hai pensato quando hai aperto gli occhi? E la seconda, che cosa ti hanno detto quando hai aperto gli occhi? Io mi ricordo sia il momento in cui li ho chiusi, quindi quando mi hanno fatto l'anestesia, ho firmato per l'amputazione, perché avevo capito che quella gamba determinava la mia sopravvivenza, quindi io ho detto anche senza un pezzo, ma devo tornare a casa viva, quindi ho firmato l'amputazione senza neanche pensarci tanto. E poi mi ricordo, sì, risveglio, ero intubata, ero in sala di rianimazione, mi ricordo di aver aperto gli occhi e avevo tutti gli strumenti intorno a me e di aver subito preso consapevolezza che non era un sogno e mi sono detta: sono viva, ce l'ho fatta, sono viva. Non ho minimamente mosso neanche un arto, neanche verificato, alzato il lenzuolo per vedere se la gamba c'era, non mi interessava. Poi in realtà quell'operazione non è stata sufficiente, perché il mio quadro clinico è peggiorato da lì a poche ore, quindi io in poche ore ho avuto 3 operazioni salvavita, perché purtroppo per debellare il batterio è molto, molto difficile, quindi in realtà hanno dovuto fare 3 operazioni per tenermi in vita. In queste operazioni cosa facevano? In queste operazioni toglievano tutti i tessuti morti, dovevano riuscire a togliere il più possibile la necrosi, quindi a scavare il più possibile tutte quelle parti di fisiche di carne, insomma, che stavano morendo, per sperare così anche di fermare il batterio, perché tra gli antibiotici e questa pulizia, la chiamano, speravano appunto di fermare il tutto. Chiaro, l'amputazione risolve completamente la situazione, solo che bisogna capire se è già entrato in circolo oppure no il batterio, quindi se in realtà è entrato in circolo bisogna combatterlo in giro anche per il resto del corpo. Serena, nelle immagini che abbiamo visto tu sei su un volo. E fa quasi sperare che stai andando verso una cura definitiva. Quante operazioni hai subito in Galizia e cosa è successo una volta che quel volo è atterrato in Italia? Allora, in Galizia, come dicevo, operazioni proprio con tanto di anestesia, ne ho avute 3 salvavita. Dopo, purtroppo, hanno fatto una scelta, probabilmente dettata dalla mia età, hanno tentato il più possibile di salvarmi la gamba, quindi non hanno più scelto la strada dell'amputazione, anche se dopo si è rivalutata nel tempo, e hanno tentato di salvarmi il più possibile la gamba. Però questo cosa ha comportato? Ha comportato delle operazioni a vivo, quindi la pulizia profonda che mi avevano fatto in sala operatoria poi si faceva mattina e sera in stanza a vivo, perché la gamba doveva rimanere viva. E quindi io mi ricordo proprio chiaramente, io ho anche partorito, i dolori del parto non sono proprio paragonabili. Mi ricordo che sopra il letto c'è quel perno, no? Per sistemarsi, per posizionarsi, io mi attaccavo a quel perno e mi ricordo che l'ho piegato da quanto cercavo di sopportare il momento della cura, che era giornaliera ogni mattina e ogni sera, e mi ricordo che mi si alzava la febbre alla fine della pulizia dell'operazione, perché sentivo tutto. E poi c'è stato un momento in cui
Intanto devo dire che lì si era creata una squadra, era un ospedale universitario, quindi nel mio caso mi ricordo che venivano anche proprio gli studenti a guardare la mia gamba aperta perché era un manuale di anatomia e si era creato comunque un legame con tutte le infermiere, con tutti i medici che mi avevano proprio preso come la ragazza italiana da salvare. E c'è stato un momento in cui mi hanno spiegato che le cure sarebbero dovute andare avanti per tanto tempo. Io già ero rimasta quasi un mese in Spagna e quindi mi hanno fatto un po' scegliere. Avevo un quadro clinico borderline, quindi avrei potuto anche affrontare un viaggio in aereo per ritornare a casa con molta sofferenza, perché in viaggio non si possono mettere aghi, non si possono avere aiuti, okay, di anestesie. Altrimenti mi avrebbero tenuto lì, però avevo bisogno di trasfusioni per lungo tempo, quindi io sarei rimasta altri mesi in Spagna. Io volevo tornare a casa, volevo in qualche modo avvicinarmi a casa, e quindi ho chiesto di aiutarmi, di portarmi il più possibile a casa. Quell'aereo che avete visto è un volo privato, medico, per potermi tornare, per farmi poter tornare a casa e riavvicinare almeno al mio bambino. Serena, la tua gamba adesso come sta? Allora, la mia gamba c'è, quindi in realtà, anche se nel corso delle mie operazioni, io sono arrivata, poi una volta arrivata a Padova, all'ospedale di Padova, sono state lunghissime le cure. Ho avuto 13 operazioni solo un anno, in un anno. E più tutte le cure in camera iperbarica, che è un altro tipo di cura impegnativissima proprio a livello fisico, su 4 ore di terapia con ossigeno. La mia gamba c'è, quindi esteticamente ad oggi diciamo che non si potrebbe neanche vedere tutta la mia battaglia, a parte le cicatrici che ci sono, perché ho dovuto anche fare un trapianto di pelle. E quindi la gamba c'è, però è una gamba svuotata. Tutti questi interventi sono proprio serviti per fermare il più possibile l'infezione, togliere tutti i tessuti, ma togliendo i tessuti è come se mi avessero lasciato un perno. Quindi io ho una gamba che da sotto al ginocchio in giù non ha più sensibilità. Quindi non sento nel caldo, nel freddo, nel tatto e un piede che non muovo più. La caviglia, è la parte più provata, dove è partito proprio il batterio, da dove è entrato, ed è completamente bloccata. Quindi tutto il movimento che, per esempio, anche nella corsa, ma in tutto, anche solo nella camminata, questo movimento qui io non lo riesco a fare. Quindi è come se avessi una protesi bloccata, quindi uno stivale, una protesi umana. E questo comporta però tutti i problemi che hanno le operazioni, tutti i problemi che hanno le persone che subiscono un'amputazione. Quindi il dolore dell'artrofantasma io l'ho avuto e ce l'ho. E poi comunque è una gamba che io uso solo come perno, come appoggio, perché uso di più l'altra, compenso tutto con la parte destra e quindi mi provoca dolore cronico. Quindi ho sempre dei dolori e ogni tot ho bisogno di operazioni per ridarle forza. Quindi, alla luce di una gamba che è bloccata, una caviglia che non articola, Serena ha ripreso a fare sport. E oggi, com'è la Serena sportiva e a quale competizioni partecipa?
Sì, io già dall'ospedale in realtà non sapevo l'esito di questa storia, non sapevo se avrei avuto la gamba, non l'avrei avuta, perché ripeto, era tutto un trovarmi a letto d'ospedale, arrivare alla carrozzina, arrivare alle stampelle, in piedi e poi di nuovo un'altra operazione. Ripartiva tutto a livello ciclico, quindi non sapevo proprio quando sarebbe finita questa situazione. Nel mezzo però io ho fatto tutto lo stesso, perché mi sono presa un permesso dall'ospedale, sono andata in carrozzina a laurearmi, ho iniziato la scuola di psicoterapia, ho fatto la maratona di Venezia, io ero tra gli spingitori di un gruppo di atleti che spingevano carrozzine. Mi ricordo che ho chiamato il ragazzo che dovevo spingere dicendo: oh, hai imparato a camminare, perché mi serve la carrozzina. E ho fatto la maratona di Venezia con la gamba aperta, fasciata, e mi hanno spinta. Quindi ho accolto fin da subito questo cambio di ruolo che la vita mi stava chiedendo. E intanto dall'ospedale mi ricordo che cercavo realtà per disabili, carrozzine, stampelle. Ho trovato delle stampelle fantastiche per poter correre. Ho fatto la maratona di Verona tutta in stampelle e diciamo che è proprio stata il connubio tra il mio essere comunque psicologa e atleta, mi ha fatto vivere tutto questo come una grande maratona. Non si sa come va, è piena di imprevisti, una cosa certa è che la finisci, quindi io sapevo che prima o poi sarei arrivata con le braccia alzate al mio traguardo. E non a caso mi sono fatto una maglietta che è questa, allacciarsi le scarpe e ripartire da zero, perché io ho proprio dovuto imparare a ricamminare, ma a camminare su una gamba sola, dico sempre. E sono entrata in un'associazione per disabili sportivi, che è la FISPES, e poi ho realizzato un altro, facendo delle gare, vincendo dei campionati italiani nella corsa dei 100 metri e nel salto in lungo, però poi io, il mio sogno era ritornare a fare le maratone, ritornare a correre, e sono riuscita a rifare la maratona, tra l'altro della mia città, la maratona di Padova, migliorando il tempo da normodotata, quindi paradossalmente da paratleta, quindi con un assistente che mi seguiva con le stampelle, io sono riuscita a migliorarlo. Quindi se la maratona non fosse sufficiente nella vita di Serena, hai pensato che la triplice, come viene chiamata, poteva riempire ancora di più tutto questo bisogno di arrivare? Sì, no, più che altro io cosa posso aver imparato da tutta questa sofferenza, da questa storia, a vivermi in pienezza l'oggi e a non rimandare più? Perché una cosa che ho pensato nel momento in cui mi hanno detto che mi sarei potuta addormentare per sempre, che mi sarei forse più risvegliata, è stato proprio: ma io non sono pronta, non ho fatto tutto quello che volevo fare, non sono diventata la persona che voglio essere, e quindi ora il mio obiettivo è quello, cioè essere la donna che voglio essere nel mio quotidiano. E il triathlon è un mondo che ho sempre ammirato, sempre voluto vivere, ma viviamo a volte da infiniti e non mi sentivo mai pronta, non ero mai preparata, mai da normodotata, dico, non avevo mai abbastanza i tempi adatti, e adesso io non rimando nulla, e quindi mi sono affacciata anche al mondo della FITRI, della Federazione di Triathlon Italiana, dove ho trovato un'altra grandissima famiglia, e sono diventata campionessa di triathlon nella mia categoria. Quindi veramente sì, mi sono approcciata non più soltanto al mondo di prima delle maratone, ma mi sono resa conto che veramente la frase "i limiti sono solo nella testa" è vera, è proprio vera nel momento in cui tu decidi di darti delle possibilità. Serena, ringraziandoti veramente, perché secondo me la tua storia è molto meglio di un milione di consigli, vero Marco? Vero. E sarà di fortissima ispirazione, lo è già stata, perché è una storia comunque già pubblica per tante persone. Ti chiedo quest'ultima domanda rifacendomi alla prima domanda che ti abbiamo fatto. Ti avevo chiesto chi era Serena Banzato prima del 2018, chi è oggi Serena Banzato? Io oggi mi sento una sopravvissuta, sono una sopravvissuta, quindi
vivo completamente grata di questa seconda possibilità e anche quando sono nella difficoltà, perché non sono Wonder Woman, quindi dopo si riprende la vita di tutti i giorni, quindi ho i miei momenti di difficoltà anch'io, i miei momenti di rabbia, le mie problematiche. Mi rendo conto però dopo questa storia, dopo questa esperienza, di essere arrivata tanto così dalla morte, che è un dono anche vivere la sofferenza, è un dono anche essere nella difficoltà, perché me lo ricordo, dico, guarda Sere, potevi non vivere tutto questo, quindi ringrazia, trova una soluzione, riparti come hai sempre fatto. Grazie Serena. Grazie a voi.